Il voto è assolutamente inutile, la gente non deve andare a votare, deve ribellarsi. Per loro i diritti acquisiti non si toccano, ma per gli altri sì. Io se fossi in Italia dovrei andare a votare chi? Razzi? Gasparri? Sono delusi loro che fanno parte dei 473.000 ultra sessantenni che hanno lasciato l'Italia, hanno scelto le Canarie. Qui vivono oltre 20.000 italiani. Chiamati al voto per le amministrative di domenica scorsa, in molti hanno preferito non votare. Ma quali sono i motivi che li hanno spinti a disertare le urne? Per capirlo, li incontriamo in un ristorante a Maspalomas, a Gran Canaria. Quando lo Stato non è capace di tenersi sui figli, è uno Stato che fa schifo. Ci sono personaggi che vanno in giro per rubare e basta, solo questo vogliono fare. Perché qui riusciamo a vivere e abbiamo uno Stato, un governo, che ci sorregge senza chiederci il sangue? Perché non poteva esistere in Italia una cosa del genere? Ma che cazzo me ne frega dell'Italia? Io vado dove posso vivere bene, dove posso vivere tranquillo. Vittore, 73 anni, vive con sua moglie sull'isola Gran Canaria da circa un anno. Non tornerebbe mai in Italia, neanche per votare. Imprenditore per oltre 30 anni, è stato costretto a chiudere l'azienda per il peso delle tasse e della troppa burocrazia. Non sopportavo più l'idea di dover lavorare solo per pagare delle tasse, solo per avere obblighi, solo per avere doveri e non poter vivere in modo decoroso. È deluso dalla politica, Vittore, che qui, come tanti, per scelta, non si identifica più in alcuna lista, in nessuna faccia. Io non ho votato a queste elezioni, prima di tutto perché c'è una categoria di politici che è assolutamente impresentabile. Non dico che sono dei delinquenti, ma forse sono anche peggio. Una manica di stronzi, di nulla facenti, e state affossando l'Italia. Insomma, la macchina dei partiti deve fare i conti con elettori sempre più consapevoli, anche qui, alle Canarie. Io non voto da 20 anni. Chi non sa fare un cazzo nella vita fa politica. Perché? Perché è ovvio. Tanto quattro coglioni che ti votano li trovi. Lo mettono, però dopo, quando oramai hanno preso il voto, che dicono, oh, mi ha votato, meno male, la promessa se la dimenticano, chissà come mai. Noi dovevamo presentarci tutti quando hanno visto che hanno messo le mani nelle nostre tasche, perché le hanno messe nelle mani, nelle tasche di tutti. Non voglio più votare, perché io vedo che il nostro voto viene ribaltato dai loro inciucci. Non si fida più Anna Maria, 68 anni, ex segretaria di scuola, pensionata da diverso tempo. Da 2 anni vive qui, in questo appartamento alle Canarie. In Italia ha lasciato 2 figli e la casa dove ha vissuto per oltre 30 anni. Proprio alla mia età, dove si ha bisogno degli affetti, dei figli vicino, io ho dovuto far valigia e venire via. In Italia perdevi la tua dignità. Perché è vero, i soldi non fanno la felicità, però ti servono per essere dignitosa. E io questa dignità non la sentivo più. Così si è affidata a viverealecanarie.com, una delle organizzazioni che danno una mano a chi, ad una certa età, decide di lasciare il nostro paese. Perché per lei vivere in Italia con poche centinaia di euro al mese era diventato impossibile. Il suo non voto è un grido di protesta. Renzi diceva abbasseremo le tasse, le toglieremo, bla bla. Non è vero, perché le ha aumentate. Qui ci ha preso veramente in giro. Loro rubano e noi facciamo sacrifici. Hanno dei privilegi che noi, comuni mortali, non ne abbiamo. Ma secondo voi questa è democrazia? No, questa è dittatura. È l'Italia che non prende più per mano i propri figli, dove la mano del governo è sempre la più forte e i cittadini ormai sentono di contare poco o nulla. Noi siamo qui per rivolta. O il fucile, o ce ne dovevamo andare. La fase di incazzatura l'abbiamo avuta in Italia quando non ce la facevamo ad andare avanti, quando io provavo a fare impresa e non ci riuscivo. Noi siamo poveracci che paghiamo. Io prendevo gli 80 euro al mese da pensionato, ho sforato per 40 euro in un anno lordi, ho dovuto rendere indietro gli 80 euro, renderli tutti. Ma questa qua è Italia. Andrea, ex commerciante, oggi in pensione, si ritrova a 63 anni, vittima della beffa del bonus Renzi. E per chi come lui prende 800 euro di pensione al mese, quegli 80 euro facevano la differenza. Stanco delle promesse non mantenute della politica, sceglie di lasciare l'Italia. Vive da un anno alle Canarie. Qua con i miei 820 euro al mese
riesco a campare. La pensione in Italia mi veniva tassata il 25%, invece qua la tassazione è zero, fino a 22.000 euro. Io ce l'ho più bassa, tassazione zero. Loro hanno le pensioni da 18.000 euro, 12.000 euro, ma chi sono loro? Io gli darei in mano una bella vanga per andare a vangare la terra, così sanno cosa vuol dire lavorare. E io in Italia non ci torno più, perché mi fa schifo tutto.